Il primo devo passare. Scendete dalla macchina, passi da dietro. Vai veramente. Che succede? Oh, James White. Minchia, mi piace questo sistema. Scendi grande, gente. Macchina, dai. Sto mettendo il parcheggio, poi scendo. Parte il gioco, dai. Ma sì, c'è salito in auto, ma c'è salito uno. Ma c'è un tizio in auto. Ma che cazzo? Ma ti dico che devi scendere dalla macchina, devi scendere subito, non quando lo dici tu, Hai capito? Ah, mi prima piace regola. Hai bello, bello. Sì, è bello sto metodo, bello. Ok. Dai. Sequestro la macchina? Sì. Vai, sequestra. Ah, così sequestra? Sì. Mi scusi, una domanda, no? Ma se il mio amico... Scusi, Io lo conosco questo pelato con il pompa, Ho detto che può fare delle domande. Giovane. Giovane, senti. Giovane. Ragazzo con i capelli bianchi, mi senti? No, aspetta, sto facendo un video. Vieni un secondo. Sì, bravo, registra sto video, dai. Vieni un secondo, ti devo parlare. No, aspetta. Fidati, non metterti contro di lui, lo conosco, è Dario Martiz. Il nostro amico di scendere dalla macchina, lui deve prendere e scendere immediatamente, non quando vuole. Assolutamente, no. Non ho su questa cosa, ma quindi? Sa da me. Stava rappresentando un pericolo in questo momento. Aspetta, vieni. Era sceso dall'auto, lo hai sparato, che era sceso dall'auto. Lascialo stare. Cos'è lui, cos'è? È uno agli occhietti, Dario Martiz si chiama. C'ha gli occhietti? Adesso ti faccio vedere come gli saltano gli occhietti. Sì, lo so, lui e i suoi abusi di merda, va bene? Così. Bene. Sempre così, sotto, dai, pensa sempre. Bene, ma sai cos'è la differenza? Che tutti fanno così e tutti non si avvicinano. Invece adesso vado in caffetteria, si vede quello che lui fa, e dopodiché vedi come prende tutti i commenti. Perché devi già piangere? Testa di cazzo, devi parlare di fuori città? Starbucks? Ma perché devi uscire fuori dalla città subito? Pelato, perché devi rovinarmi l'esperienza? L'esperienza, che esperienza? State rovinando l'esperienza? Vado in caffetteria, cioè siamo qui che siamo... Sì, in caffetteria, sai cos'è? Sì. Pelato, non perché devi uscire fuori dall'RP? No, non è uscire. La caffetteria è benissimo dentro. Sì. Adesso vado in caffetteria, è un bel termine per... che vuol dire che sei dentro dai, l'RP. Pelato, vuol dire no, che dai, vai a piangere vado in un campo di patate, dai. Vai a piangere in un campo bene, di patate, dai. Codino bianco, dai, fai quello che devi fare. Questo pelato con gli occhietti viola non merita il nostro rispetto. Vai a frignare da qualche altra parte, dai. Scusa, puoi smetterla? Posso parlare con ragazzo un secondo in disparte? Lasciateci su. Fidati, non ti conviene andare in caffè con lui. Perché vince vince sempre lui. Ok, oh, però ero... Vai via. E dai. La spunta sempre lui. Ho capito, ma la domanda è... Io vado in caffetteria, lui c'ha gli occhi viola, quindi può tutto? Nella sua testa si fa sempre così con tutti. Allora gli faccio saltare gli occhi viola, così facciamo una roba. No, facciamo così perché non viene. È potente. No, bello perché non me ne frega un cazzo. Tu sai. Oh, però no, veramente. Oh, allora, vai se non la smetti di parlare fuori dalle basta. Ma minchia. Oh, questo è tutto qui. Fa sempre così. L'ha fatto se, vieni con me per favore, vieni. Ti porto in gaff. Testa di cazzo, lo devi smettere. Se ne sta andando. Aspetta un secondo che devo comprare una macchina io. No, sì, sali. Fai quello che poi... devi. Ma fidati, lascia stare comunque, che tanto... No, bello. Allora, è cattivo lui. Bello. Allora, tu sai chi è il freno, eh? Lo sai chi è? Sì. Ok, stessa cosa. Mi ha sparato in centrale, mi sono rotto i coglioni. Sono stato là, gli ho fatto levare il passaporto per 2 settimane. Adesso tutto è bene nel mondo. Lui potrà essere anche Gesù Cristo sceso in terra. Però lui deve portare rispetto. Non è che ora io vado là, gli spammo l'N-word. Prova a dirglielo tranquillamente, così almeno la situazione si placa e la smette. Più che andare di no, anche... No, anche perché lui, che ha usato delle parole che in città non può usare, sono tutte belle dentro la GoPro. Siccome il caffetteria non è fuori, se andiamo là... facciamo uno contro uno, ma non è che lui può fare il cazzo che vuole. Cioè, allora, se io vado là, no, gli do fastidio, ok. Io non ho fatto un cazzo, quindi lui non può arrivare a fare quel cazzo che vuole. Poi, detto questo, io conosco i piani alti, quindi non è che tutti sono contro lui perdono per l'anch'io. Gli fanno le sub e le persone l'obbligano a fare determinate cose. Ma non me ne frega tipo un cazzo, sincero. Quegli scagnozzi, quegli yes men attorno a lui. Quindi ancora qui a discutere con questo troller. Ma che stai dicendo? Ma ci siamo di fai?
Ancora a discutere con questo troller? Se scusa, siete... ma ci sei o ci fai? Scusa, non, lo so, dite, non stai un po' esagerando? Dicemelo. Non stai un po' esagerando? Sono io sono uscito subito fuori dall'RP. Codice 3, agente in pericolo. Cosa? Ok, aspetta un attimo. Ascoltami, va bene, la tua esperienza, la tua esperienza va benissimo. Non mi interessa quello che ha fatto. Ascoltami, fammi parlare. Io sono un purista e sentire queste cose mi fanno girare il coglione. Io sono un purista. Scusami, ascoltami. Pelato, come cazzo ti chiami? Ti sto dicendo che dopo che il ragazzo può aver fatto qualsiasi cosa, innanzitutto il fine non giustifica i mezzi. Hai detto che si è messa a piangere, hai detto di andare a piangere in un cazzo di campo di patate, gli stai dando del troller. Capito, adesso, per forza, non perché infierire. Scusa, ormai aspetta. Siamo usciti, stop. Ma bello, ma una domanda, tu hai gli occhi viola? Hai rovinato? Io no, perché? Sì, ce li ha. No, non è vero, perché scusami sta domanda? Cioè, differenza? No, mi stanno sul cazzo quelli che hanno gli occhi viola, capito? No. Pretendono. No, ecco. No. Non è una domanda, è un fattore di qua. Boh, continuare a fare così e vantarsi quello che sta facendo. Io mi sto vantando, ma da cos'è che sono uscito? Sei uscito fuori subito dal riso e patate, subito. Ah, adesso scusami, di riso e patate. Ma tu tanto che parli di esperienza. Scusa, ce l'ho io. Ma tu sei il segretario dell'altro? No, ma voglio fai parlare loro due, fai parlare loro due. A dire, io parlo per me, non mi interessa per il mio amico. Infatti sto dicendo una cosa che ho visto io, lui no. Tu tanto che parli di esperienza RP, visto che ormai siamo fuori, ti riso sei appena patate, messo di riso e patate, ti sei appena messo a buttare a terra più volte uno della rimozione perché ti parlava da sopra. Uno della rimozione, chi ti è pare quello normale? Della rimozione? Questo ragazzo qua. Ah, lui è della rimozione, non lo sapevo. Ha sequestrato l'auto, pensate che fosse della rimozione. In realtà è un mio amico, non è della rimozione. Ah, pure. Amico, ma che cazzo ti conosce? Ok. Andatelo a denunciare, Sebastiano Trippa, poliziotto. Fatelo licenziare. Corrotto. Ma tu da quant'è che sei in città? Io? Una settimana. Ma hai intenzione di durarne un'altra? Grazie, Nocturno, per il ride. Ma guarda, secondo me, allora io sono in città in realtà sono in realtà in città da 3 anni. Però se vogliamo metterci a paragone, boh, va bene. Se sei libero di farmi strappare il passaporto, vai. No, non è un fattore di passaporto, allora, non è un fattore di quanti anni sono. Vogliamo vedere che se andiamo a berci un caffè, io faccio vedere quello che tu hai detto, vediamo chi strappa il passaporto. Mm-hmm. Te l'ho detto, ragazzo, la spunta allora. Lui, è la spunta sempre. Ti aspetto allora, dai, intoccabile lui. Ti aspetto. Bene, lo so che è intoccabile. Io intoccabile, ma penso di essere stato bannato abbastanza volte, non ti preoccupare. No, non è Kertus, Non ti preoccupare. No! Trippa qua mi sa che l'hai toccata. Perché qua, cioè, non so. Mario Dark. Quindi? Cosa quindi? Quindi niente. Non lo so, adesso cosa facciamo, visto che hai rovinato l'esperienza un po' a tutti quelli che erano lì. Ah, aspetta, ti hai rovinato l'esperienza? A me no, tu persona. Sì, no. Sì. Oh, ti ha rovinato l'esperienza, gente? Sì. Non è che devi fargli dire le cose solo perché stai registrando, cioè. No, non è il caro, in questo momento ti stanno prendendo tutti per il culo. Tu sei il nostro giullare. Ah, oh, oddio. Aspetta. Quindi, oddio. Cosa stai dicendo? Cavolo. Non lo so. Sbirri di merda. Tuo padre. Ecco. Altro che passa a rovinare l'esperienza. Tuo padre l'esperienza vuole. Di cosa? Che esperienza? Caro, se tu non sei uno che fulla, mi spiace per te. Ah, fulla. Ma che cazzo vuol dire fulla? Mi spiace per te. Vuol dire fulla, bro. Esatto, cosa vuol dire? Vuol dire che ti integri al 100% all'interno della città. Grazie, Viz. Ok, come faccio io? Pelato, perché non ti metti così? Che cosa, scusami? Perché non ti metti così? Io? Perché non ti metti tu così, Sebastiano? Questo per il mio nome è anche non già, non puoi perché hai last chance. Al prossimo troll sei fuori dalla città. Ecco perché non fai saperlo. Hai nomi in testa? Io? No, ti conosco. Vabbè, ragazzi, chiudiamolo qui, ok. Ignoratevi e basta, va bene. Che mi stiamo chiamando? Io dollaro. Ma che stanno facendo questi qua? No, ma che cazzo, oddio. Ma che stanno facendo questi due? Dammi qualcosa, per favore. Grazie. Dov'è però? Io devo passare. Ah, ecco. Che succede qua? Dai ragazzi, sì. Lasciate stare, chiudiamola qui, ok? A posto. Mi servia il suo nome. Adesso che gli ho passato il coso, c'ho anche il suo nome. Grazie.
Ciao ragazzi. L'hanno chiamato. Ciao. Dai, devo vedere l'auto. L'hanno chiamato in assistenza. Non ho capito. L'hanno chiamato in assistenza, guarda. Dario? Sì. Sì. Ma facesse quello che vuole. L'hanno chiamato in caffetteria. Ragazzi, mi sa che ci salutiamo. Vado già su Cod. Dai, no, vai in caffetteria. Mi chiama perché... Vabbè, probabilmente mi strapperanno il passaporto. Nel caso ci vediamo adesso con. Ma ragazzi, perché te lo devono strappare? Dai, vado in caffè, dai. Questo è fermo, Allora. Però la di Dario ce la guardiamo mentre va in caffè. Grazie, Pippo, per gli 8.